Buongiorno amici e ben ritrovati a Storie Vere. Inizia una musica. Oggi a Storie Vere Paolo e Tata. Paolo, cosa fai con quel naso lì? Va bene, abbiamo dopo facciamo. Cos'è, un fiore questo? No, adesso mi fai uno scherzo? Vabbè, no, il fiore l'hai tenuto tu. Ho lasciato il gambo. Vabbè, guarda, lo metto qua, ok? Hai caldo? Lo so che fa caldo, aspetta, che lo metto qua. Non ti spogliare, che c'è il microfono! C'è il microfono, aspetta! Allora, siamo in diretta, possiamo venire a sistemare. Allora, ho un'occasione imperdibile adesso. Ho tirato fuori un accendino, vedi? Ah. Sai che cosa faccio? No. Beh, posso chiedere una cosa? Mi sposto, perché gli ospiti oggi sono tantissimi. E finalmente abbiamo nel nostro studio Tati Ovada! Non ho parole! Non ho parole! Ecco. Allora, sa che quest'anno Tati festeggia i Tata Ovada festeggia i 50 anni da clown. Eh sì, ho iniziato nel 63. Sì. Sì. Nel 63 ero col grande circo di Liana Nando Orfei. E Rinaldo Orfei. Mm. Però non ero artista, ecco. Cioè, due anni prima ero barista e stavo diventando con questo lavoro. E hai piano, deciso? Piano. Hai deciso invece poi? E ho deciso perché questo è un lavoro che se lo ami è bellissimo. Puoi stare coi bambini è ancora più bello, perché coi bambini diventi un bambino anche te. È Ma così. Come fai ad andare in giro con quelle scarpe lì? Cammini bene? Mica sembrano delle pinne. Mica c'ho il mal di piedi, eh. Non ce l'ho il mal di piedi, eh. Sì. Allora, Tata ha 5 figli. Esatto. E uno di questi figli è qui. È lui, Celi Chaplin. Eccolo! 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 Charlie, puoi girare, puoi girare se vuoi, ti puoi muovere. Come vuoi, fai come ti pare, non è un problema. Io, ecco, si mette là, bravo. Per cui lui ha seguito la tua strada un po'. Adesso non fa. Lui è diplomato ondotecnico. Odontotecnico. Sì. Parlo un po' così. Odontotecnico. Vabbè, alla buona, così, ecco. Però ha scelto questo lavoro. E però lui non è che sa fare anche solo Charlie Chaplin. Lui mangia fuoco nel teatro di strada, è ventriloquo veramente bravo, più giocoleria e tutte le altre cose che si fanno nel teatro di strada, ecco, più dove andiamo, ovunque, noi abbiamo bisogno di lavorare ovunque, che bravo. Ci chiamano, bravo. Chiamateci che noi arriviamo, chiamateci, che il lavoro dà benessere. Senti, è vero che tu avevi ricevuto, poi non l'hai fatto, però avevi ricevuto anche una telefonata da Fellini. No, non è stato Fellini, il suo agente. Cioè, mi telefono, io ero con il grande circo Jean Richard in Francia. E ti avevano chiesto di partecipare. Mi hanno chiesto di partecipare a Fellini, però io ero impegnato, mi ricordo, alla città, Vichy, dove c'è la crema che ti fai bella. E ti sei fatto perdere un'occasione del genere. No, non mi hanno dato la possibilità di andare. Però poi c'era una trasmissione all'Antoniano da Natale all'Anno Nuovo, ho chiesto, mi hanno dato la possibilità di andare a Bologna, sì.
E poi però, invece però, poi ti sei riscattato però, perché a Fantastico dovremmo avere anche le immagini per partecipare con i Claudi Fellini e ho rappresentato i Claudi Fellini ecco. A Fantastico fra un po' arriveranno. Qua, vedi tutte cose che facevo una volta, equilibrio col piatto, equilibrista, e qui ero, eri magrolino qui ero, una volta sì. No, ero magrolino perché guardavo le donne, quindi mi facevo dimagrire. Dico bene, dico Bravo. Bene, dico la verità. Qui sono a Madrid, qua, Teatro Price, sì. E qui sono in equilibrio, si camminava con le mani, si andava sull'elefante, si andava anche col trapezio che dopo ti tiravano fuori. Invece di prendere i piedi ti prendevano i pantaloni, rimanevi in mutande, tutte queste ecco. cose qua, belle. Bello. Ecco. Mi sa che ti sei divertito tanto anche tu, hai fatto divertire. Mi sono veramente divertito, tant'è vero che questa nostalgia dei ricordi è bellissima, ecco. In tutta Europa, una parte in Africa, poi ho fatto anche le crociere, bellissimo. Dico sempre fate le crociere perché... Una persona straordinaria è stata. Lui è straordinario, lui lo conosco da 20 anni. Io... Ecco, da circa perché 20 sono seduto, non posso fare niente. Fai, sì. Dai, alzati. Posso alzarmi? Fai quello che vuoi. Ah, finalmente! È stata una bella visione. Posso? Certo. Posso accarezzarla? Accarezzi te, però. No, ma a me piace quando... Vieni qua. Col nasino fai... Siediti che picco mi uccide. Come tocca bene, grazie. Siediti che Eleonora. Picco mi uccide, se no. Grazie al nostro Pippo Romualdi. Grazie, grazie. Tata, prego. No, facci dire. Facci parlare. Non è che c'è un cerottino che mi sono messo un dito in bocca. Lo dico ai bambini quando mi esibisco. Siediti adesso, stai buono. Allora, un bambino volevo, sei. Okay, volevo. Ecco. C'è un cerottino. Ecco. Sì, allora volevo ringraziare appunto l'associazione di siamo artisti dobbiamo... di strada come diceva lavorare col pubblico è meraviglioso e dico sempre a tutti lavorare e cercare di fare bella figura prima di ma che viso come, bello come che si fa a fare bella figura perché vuoi fare bella devi, figura prima c'è l'emozione cioè, tu sei simpatico poi no? ti devi esibire perché noi io da solo ancora riesco a fare uno spettacolo completo, piccola giocoleria, più le fiabe animate, più come la commedia dell'arte finale. Come festeggerai i tuoi 50 anni da clown? Veramente un bicchiere d'acqua, ecco, ormai siamo alla buona. Ecco. Anche un bicchiere d'acqua va bene, è la semplicità. Sì, aspetta, Eleonora, allora, vorrei salutare mia zia Augusta da Ovada, la devo salutare e saluto anche la Sigilla. La zia Augusta. Approfitto. Senti, che rapporto hai con tuo figlio invece? Abbiamo un bel rapporto. Ogni tanto c'è dei contrasti così, alti e bassi, come in tutte le famiglie, ecco. Però vedi è vedervi bene adesso, senza maschera, colori, maschere, vi assomigliate. Che papà di due figli, è nato a Berlino. Ero a Berlino in esibizione e addirittura Bild Zeitung, ci ho sempre tutta a casa, mi dedica la seconda pagina. Bild Zeitung. Io allora facevo un numero di contorsionista. Anche con gli altri figli vai d'accordo? O sì, qualcuno invece ha abbandonato la tua strada e si è messo li a fare dell'altro? Saluto Loris che ci cosa fanno? Fanno il tuo lavoro sì, sempre? Fanno sempre il tuo mestiere? Lavoro, ma non è che voglia dire, sono veramente bravi. Io sono critico, loro sono critico anche con me. Poi c'è anche Daniele che lui... Con Carotta fa un mostro di simpatia. Grazie a te. Grazie a tutti i nostri ospiti. Allora, adesso io aspetta, devo fare una cosa. Perché adesso io riaccendo. Perché il nostro sogno continua. Oh, la sonnambula, sì. E il nostro Chaplin, dov'è? Fa la sua uscita, noi ci vediamo domani con Storie Vere.